命あるものと思うな。突撃！突撃！天皇エイカ、バンザイ！Bene. Ok. Allora ragazzi, abbiamo iniziato la serie dei giapponesi, la continuiamo e oggi vi presentiamo per voi un bellissimo esemplare del fucile corto giapponese Type 99 in calibro 7,7x59. Ok ragazzi, allora stasera, come abbiamo detto, continuiamo la serie dei fucili giapponesi. Chamber check. Esatto. Cazzo, non l'abbiamo fatta in quegli altri. Vabbè. Sì, l'abbiamo fatto, l'ho fatta io. Ah, ok. Abbiamo questo qua che è il fucile giapponese, un bellissimo esemplare di fucile giapponese Type 99, che ci è stato gentilmente prestato dal mitico Dave, che salutiamo e ringraziamo. Questo qua è la variante di fucile, una variante di fucile giapponese che venne introdotta per cercare appunto di potenziare il calibro. I giapponesi fino al Type 38 utilizzavano il calibro 6,5x50 SR semi-rimmed. Decisero che volevano fare un piccolo upgrade di calibro in maniera analoga a quello che facemmo noi italiani col calibro 7,35. I giapponesi puntarono su un calibro un pochino più busso, il 7,7x59, che a livello di carica e potenza era assimilabile a un 8 Mauser. Sparava una palla diametro 312 come quella del fucile Enfield, ma aveva un bossolo decisamente più capiente e una carica di polvere molto più stagna. In soldoni lo si carica come un 8 Mauser, infatti è molto molto potente, si sente bene sulla spalla. A livello meccanico, Max, dici qua qualcosa? Abbiamo il solito Mauser in salsa orientale con un enorme buco di sfogo gas che davvero, ragazzi, sarà 4 mm qua, sì. Se non quasi. Anche sull'otturatore c'è un bello sfiato di gas. Sì, c'è uno scasso immenso. Ci tenevano, si vede che gli piaceva molto la sicurezza. Eh sì, come abbiamo detto anche nel video del 6,5, se i giapponesi facevano le loro cartucce come facevano le granate navali, forse ci stava che ci mettessero questi belli sfiatoni. Beh. Però appunto, di sicuro l'arma è estremamente robusta, l'azione a risacca è robustissima, anzi molti dicono che la considerano la più robusta fra tutte le azioni militari delle armi bolt action della Seconda Guerra Mondiale. E nel Type 99 furono aggiunte alcune modifiche. Intanto, essendo che il fucile ha una canna più grossa e più pesante, decisero di implementare la cosa che salta subito, immediatamente all'occhio, è questa cosa qua, è il monopode. È un trabiccolo pensato per potersi appoggiare quando si spara da sdraiati e avere un tiro un pochino più preciso. Quindi lo richiudiamo. È un accessorio che trovarlo completo è molto difficile, perché come dicevamo, i fucili giapponesi dopo la guerra furono interamente presi su dalle forze del paese vincitore. E quindi cosa succede? Succede che tantissimi accessori, per semplicità di trasporto o di conservazione, vennero semplicemente buttate via. Tra cui il monopode, sì, monopode, il dust cover e la bacchetta. E la bacchetta. Anche qua torniamo a dire, non stanchiamoci di ripetere, la teoria di sfatare, la teoria secondo la quale i giapponesi, secondo una diceria, i giapponesi buttavano via il dust cover perché faceva casino e sbatteva durante la marcia. In realtà, quando non lo si manipola, non è che faccia chissà che casino. L'arma in chiusura non fa rumore. E comunque ricordiamo che in un qualsiasi esercito, un minimo organizzato, i soldati non è che prendono dei pezzi delle armi e le buttano via, soprattutto in un esercito disciplinato come quello giapponese. Altre particolarità del modello 99 è l'implementazione di un cosiddetto alzo antiaereo. Vedete queste alette che permettono di ingaggiare aerei che volano in tiro perpendicolare. Una teoria interessante che poteva funzionare magari con aeroplanetti stupidi tipo quelli che si vedevano nella prima guerra mondiale negli anni 20
ma appunto quando ti trovavi addosso il TBF Avenger, dubito che una roba del genere, anche metterci a sparare con tutta la squadra, potesse avere chissà che efficacia. Però appunto è una cosa molto interessante, molto peculiare di quest'arma. Anche qua però abbiamo la diottra. Anche qua, esatto, come nello stile giapponese, questi fucili, come negli organi di mira di questi fucili, hanno una mira anteriore a triangolo e una mira posteriore a diottra, molto larga, proprio perché la teoria, la dottrina di tiro giapponese favoriva più che un tiro di precisione, come facevano magari gli americani o gli inglesi, favoriva un tiro di squadra, dove tutta la squadra veniva schierata in linea e veniva addestrata a ingaggiare istintivamente dei bersagli a scomparsa. Quindi una mira molto immediata, un po' da caccia quasi, chiaramente favoriva questo tipo di tiro. Anche questo vergognosamente sporco, ma ormai firma. Però è sporco, ma con questo qua ci abbiamo sparato a Palazzolo sul Senio e caricato come si deve questo affare qua. A 300, a 400 metri, a 400 metri faceva arrivare delle silurate sulla, ed è da allora che non lo pulisco, sulla piastra. Può essere. Ah, tra l'altro sono già passati 2 anni da quella volta lì. Merda. Però una particolarità di queste armi, dei Type 99, è la canna cromata. Avevano delle ottime, avevano un'ottima cromatura delle canne, e questo fa sì che la canna di queste armi quasi sempre è in condizioni molto molto valide. Quindi, cosa possiamo dire ancora? Questo attacca il paramirino qua davanti. Sì. Mi sembra già bello stussato, non era molto. Mi sa che ha preso delle botte, sì. Del resto è la parte più esposta, insomma, più esposta, e appunto il paramirino serve appunto a parare il mirino. Gli stussi che arrivano lì non arrivano sull'attacca. Anche qua vediamo. Sì, il calciolo. Il calcio in due pezzi. Sì, il calciolo a calza. E... esatto. Il calcio in due pezzi. Calcio in due pezzi che, come spiegava Max, caratteristico di tutte le armi giapponesi, che veniva fatto perché non c'erano legni di abbastanza buona qualità da farlo in un unico pezzo. Quindi anche tronchi abbastanza grandi, soprattutto, come nel caso dei finlandesi. Io voglio andarci a vedere questi alberi. Allora c'hanno solo davvero dei bonsai. Va bene, mi dispiace. Però avevano trovato questa soluzione che era buona. Sì. Sì. Dava, bello massacrato questo. Questo qua diciamo che la sua storia l'ha vista. Effettivamente questi fucili qua di storia ne hanno vista. Vediamo che questi fucili qua, a differenza dei Type 38, hanno il corto, il Type 99 corto, ha l'attacco laterale per la cinghia. Anche qua, vabbè, diciamo, ripetiamo, anche se non c'è, ripetiamo che le cinghie originali di questi fucili sono rarissime e sono fatte in un materiale che, diciamo, è meglio non tenerle sulle armi, se si intende anche solo un minimo usare le armi, perché sono estremamente delicate e tendono a sbriciolarsi, e per con quel che costano non è il caso di rischiarle. Vediamo che è fatto per montare la classica baionetta giapponese, super iconica, bellissima e super strafiga. No, super anche meno. Effettivamente sto monopode è bizzarro, perché è veramente bizzarro come cosa, sembra un lavoro strambo. Sì, sembra una cosa artigianale. Però devo dire che sì, nel tiro in appoggio può avere il suo perché. Chiudiamo, mettiamo via la baionetta e passiamo all'analisi di questo esemplare dal punto di vista collezionistico. Allora, chiaramente ci sono le solite marchiature, i soliti simboli, simboli che ci dichiariamo ignoranti, perché appunto bisogna fare uno studio approfondito su queste armi, quindi rimandiamo i soliti testi dove appunto affidarsi per fare tutte le ricerche. Per valutare un'arma giapponese, esatto. Non siamo degli oplologi appassionati di Giappone, cioè almeno a me non me ne frega niente, però ce lo facciamo andare bene, quindi ve lo mostriamo e vi consigliamo anche come non farvi fregare da qualche ottimo armiere. Beh, vabbè, non è che ci sia delle gran fregature, però di sicuro se volete sapere qualcosa sulla storia del vostro fucile, andate a vedere in questi post dove vi diciamo. E vediamo che
L'arma presenta un crisantemo integro, non è stato modificato in nessun modo, quindi è anche un valore estetico aggiunto, perché a livello collezionistico non è che poi cambi chissà cosa tra le varie modalità di conservazione del crisantemo, che sia abraso o che sia obliterato. Questo sicuramente, essendo integro, è molto bello da vedere, quindi molto figo. E vediamo la particolarità di questa arma, è che è stata riportata, catturata o comunque portata in America da un certo Will Hathaway, che ha deciso di scrivere il suo nome sul... Vedi che da qua lo si legge? Prima non capivi che cazzo c'era scritto, sembrava un nome russo, poi girandoci abbiamo capito che si può leggere. Will Hathaway. Ciao Will. Era una cosa comune che personalizzare un'arma da parte del soldato che magari l'aveva catturata. E infatti effettivamente dallo stato di questa arma non faccio fatica a credere che sia stata catturata in azione o comunque su una qualche isoletta. Poi probabilmente era in un mucchio e il soldato Hathaway l'ha presa, ci ha scritto il suo nome e poi si è inventato una gran storia da raccontare il giorno del ringraziamento. A livello di tiro, ripeto, è un'arma molto valida, perché ci ho sparato anch'io. E pesta. Ma non è che pesta, si sente, quello sì. Però rispetto a un 8 Mauser è più gestibile, nonostante la potenza della cartuccia sia la stessa. Lo scatto è il classico scatto giapponese in due tempi, netto, un po' duro ma molto netto, molto piacevole. Beh, a questo punto direi che non ci sia più niente da dire, ragazzi. Speriamo che quest'arma vi sia piaciuta. Effettivamente le armi giapponesi, io non faccio collezione di armi giapponesi, ma effettivamente hanno un fascino tutto loro. Devo dire che effettivamente sono molto molto affascinanti. A posto, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Da Cook e Max, ricordatevi di mettere il like alla pagina, like al canale, accendete la campanella e veniteci a trovare sul canale di Telegram. Per il resto, da Cook è tutto. E anche da Max. Ciao.